Sì, bentornato. Sicuro che facciamo così? Due minuti, sì. Sì, sì, poi dopo ne bentornato. Grazie mille. E complimenti per ieri sera. Non c'entro niente. No. No, non c'entro niente. A distanza di tanti anni ti tocca affrontare di nuovo in Italia un tema molto grave come quello degli episodi razzisti nello sport. I ragazzi qua hanno fatto un lungo progetto per parlare di integrazione, ma in altri ambienti sono ancora lontani. Ma io credo che l'importante è che ci sono delle persone di buona volontà. Io credo che questa è la cosa più importante. Io credo che ognuno di noi dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo denunciare la problematica del razzismo. E tante volte ci sono le persone che guardano e non dicono niente. E allora c'è la voce negativa che si sente. Io credo che come allo stadio, sai, quando sei su un terreno di gioco ci sono tanti tifosi. C'è una minoranza che fa non delle cose sbagliate, però si senta soltanto la parte sbagliata. Io credo che gli altri dobbiamo denunciare per dire soltanto che non è normale. Ancora peggio forse della vicenda toccata a Mario Balotelli, c'è stata una vicenda su un campo locale, bambini di 10 anni, una madre che dice negro di puntini puntini a un bambino di 10 anni che stava giocando contro il figlio. Siamo arrivati forse oltre probabilmente quello che accade anche nei grandi stadi. Guarda, io credo che con Balotelli, con questi bambini, è la stessa cosa purtroppo. Io credo che non puoi accettare tranquillamente che succede quando ci sono le partite di Serie A pensando che non educa la società, perché alla fine io credo che bisogna dire alle persone che non vanno incontro, stanno facendo il gioco delle persone che fanno le cose sbagliate. Per questo che dico che è importante soprattutto dentro il mondo di calcio professionista dire guardate che non è normale, così puoi educare i bambini, e quando i bambini sentono sanno che c'è una cosa sbagliata. Però se nessuno non dice niente, alla fine sembra abbastanza normale. Questa è una scuola multirazziale, che messaggio dare a questi ragazzi che sono già di una generazione avanti rispetto a questi problemi? Ascolta, intanto guarda che in Italia forse si utilizza multirazziale, però noi in Francia normalmente non si utilizza più, perché alla fine che vuol dire multirazziale? Che io sono una razza differente di te? Io non credo, noi siamo due persone più neutrali, belli, no? E siamo molto, sì, è molto pericoloso. Intanto io so che forse in Italia si dice così, perché multirazziale vuol dire già che siamo una razza diversa. Io credo che non siamo della razza diversa. Secondo lei è un'Italia più razzista rispetto a quando giocava lei? Io è molto difficile di dire. Io credo che l'importanza che in Italia si comincia a discutere di queste cose. Io credo che io credo che è importante iniziare a parlare, perché per esempio io sono francese, da tanti anni che si parla di questa problematica in Francia, e forse in Italia ormai c'è gente che sta dicendo guarda che forse è troppo. E alla fine bisogna dire alla gente che non è che la gente sono razziste così, si diventa. Io credo che bisogna capire che tante volte sono i politici che portano questo discorso. E più i politici portano questo discorso, più alla gente sembra normale. Io credo che purtroppo in Italia da tanti anni ci sono dei politici che portano questo discorso di odio. Io credo che bisogna essere molto attenti, perché alla fine il discorso finisce per essere degli atti di violenza. E purtroppo noi per esempio, io credo che tante volte si dimentica la storia. Per esempio qua siamo in Italia, forse i giovani non lo sanno, però anche in Francia gli italiani sono stati violentato perché erano italiani. Io credo che non è giusto, ci sono gente che hanno perso la vita perché loro erano italiani e basta. Io credo che bisogna educare i bambini a capire che il discorso può portare a delle persone a essere violente, perché ci sono gente che non gli piace la violenza, c'è gente che al contrario che amano la violenza.